di DNA. Cioè, lei è nato con rigore incorporato? No, io sono nato chirurgo. Ah, lei è nato chirurgo? Meraviglioso. Hai capito come ti ha risposto? No, ma la salute. È che è qualcosa che veramente io sento dentro. Cioè sento dentro perché deve sapere che ci sono questo articolato anatomico che, le mani, che sono le mani, che debbono essere poi guidate da una mente e debbono trovare in un contesto che è quella della empatia con il malato, tutto quello che è il rispetto per questa gente che soffre. Diceva il mio maestro, quando vedi un malato pensa di trovarti davanti ad una persona completamente nuda che viene da te a chiedere aiuto. Bene, questa affermazione che apparentemente è uno slogan, nei fatti non è così, e si esprime in tutta la sua grandezza dal punto di vista dei valori e dal punto di vista anche della miseria nostra, quando ci troviamo di fronte ad un malato il quale sa perfettamente che ha quanti sono i giorni che gli mancano per morire. Il trapiantato di fegato è un malato che quando arriva alla fine del suo percorso ha la percezione esatta che non ha possibilità alcuna di salvarsi se non quella di arrivare al trapianto. E quando ti guarda in faccia e ti chiede: posso accedere a questo programma, posso avere questo fegato, e vieni a chiederti se c'è qualcuno da qualche parte d'Italia che è morto per poter avere una donazione, voi capite come in questa situazione antitetica c'è una conflittualità di sentimenti veramente notevole. Da una parte un uomo che ti chiede di vivere e te lo chiede attraverso una donazione che viene fatta da una persona che sta morendo. Quindi c'è tutto un arco che si chiude, un arco di sentimenti, e noi siamo lì in mezzo e siamo chiamati non ad avere rigore ma ad avere rispetto di questo fatto, avere rispetto. E quando noi entriamo in sala operatoria entriamo con questo rispetto che abbiamo davanti due vite, una che non c'è più e che ha dato un organo che va ad una persona, e abbiamo tutti il dovere di rispettarne i canoni dal punto di vista non solo comportamentale, etico, prima ancora che tecnico, perché questa è la cosa veramente importante. E là dove veramente la chirurgia si esprime in tutta la sua smagliante lucentezza, e là dove effettivamente ognuno di noi fa quello che deve fare, ne viene fuori dalle difficoltà, e là dove il team, l'affiatamento veramente è alla base del nostro lavoro. Infatti, io ho avuto la grande fortuna, sì, mi permetta, perché prego, pubblicamente lo voglio dire, in presenza dei molti trapiantati ai quali va tutto il mio affetto, sì, fin quando eravamo, che avevamo ancora il numero 100, 200, li conoscevamo per nome, cognome, dove abitavano, in che via e tutto. Oggi stiamo perdendo un po' questo contatto di tipo demografico, però ogni malato per noi è una nostra storia, ogni malato rappresenta per noi un impegno, e quando c'è un insuccesso apparentemente non ognuno crede che noi giriamo le spalle, ma dentro ne portiamo il peso veramente di questo grande insuccesso.